scuola con gli studenti delle superiori in piazza questa mattina davanti al Palazzo della Regione con i loro banchi per poter tornare in aula. Tempo di saldi, in Piemonte sono iniziate oggi le vendite di fine stagione che dureranno per le prossime 7 settimane. Abbiamo sentito negozianti e torinesi. Disavanzo ridotto nel 2020, secondo i risultati illustrati dall'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano, nonostante l'anno difficile. Covid e scuola. Il ritorno in presenza solo per alcuni, prospettive e criticità al centro dell'intervista in collegamento con GRP con l'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorini. Bentrovati a questa nostra nuova edizione del TG Monitor, l'informazione regionale di GRP Televisione. Apriamo con l'allerta terapie intensive in Piemonte, perché la nostra regione è tra le 9 regioni con le terapie intensive oltre la soglia di allerta. A dimostrarlo sono i dati dell'Agenzia Nazionale dei servizi regionali relativi al 6 gennaio, considerando che la soglia d'allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva è stata stabilita al 30%. Il Piemonte la supera anche se di poco, attestandosi al 31%. Per quel che riguarda il valore relativo ai posti letto occupati in reparti non critici, come medicina, pneumologia e malattie infettive, il Piemonte è al 48%, quando la soglia limite sarebbe invece del 40%. Andiamo a vedere i propri numeri relativi al contagio dal coronavirus. Abbiamo già visto parte della tabella, ma andiamo a rivederlo leggendo i dati che ci raccontano questo. 3 decessi oggi, 18 nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri sono 1040 nuovi casi positivi comunicati dall'unità di crisi della regione, di cui 345 asintomatici. Il rapporto con il numero dei tamponi eseguiti si attesta al 12,2%. Oggi scende il numero dei pazienti ricoverati sia in terapia intensiva, che rispetto a ieri sono 8 in meno, sia negli altri reparti con 13 ricoveri in meno. Infine, sono oltre 16.000 le persone in isolamento domiciliare. Proseguiamo perché oggi, dopo le lunghe vacanze natalizie, la didattica a distanza, attivata proprio nei mesi precedenti, sono tornati in classe gli studenti di seconda e terza media. Rientro poi con la regolare prosecuzione delle lezioni in presenza anche per le scuole dell'infanzia, primarie e prima media. Per gli studenti delle scuole superiori prosegue invece la didattica a distanza al 100% fino al prossimo 16 di gennaio. Potrebbero tornare quindi in aula il 18, compatibilmente naturalmente con l'andamento dei contagi. Inoltre oggi e domani sono zona gialla rafforzata con divieto di spostamenti tra regioni se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Coprifuoco sempre dalle 22 alle 5 dell'indomani. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, poi solo a sport e consegne a domicilio fino alle ore 22. Negozi aperti fino alle 20, via libera anche ai centri commerciali. Sabato 9, domenica 10 si tornerà però in zona arancione, vietato. Muoversi da regione e da comune, tranne le consuete eccezioni, anche per centri con meno di 5.000 abitanti in un raggio di 30 km, sempre con autocertificazione. Bar e ristoranti aperti, ma solo per asporto fino alle 22 e consegne a domicilio. Negozi aperti e centri commerciali chiusi. Da lunedì, infine, tornano le regioni a colori in base all'indice dei contagi, su cui c'è ancora però incertezza. E parlando di scuola, vi raccontiamo anche della protesta degli studenti delle scuole superiori di Torino che in presidio sono ritrovati davanti al Palazzo della Regione. Ragazzi che sono scesi in piazza con i banchi per farsi sentire e chiedere di tornare in aula. Vediamo. Gli studenti di alcune scuole superiori a Torino sono scesi in piazza con i banchi per un presidio davanti al Palazzo della Regione. Li abbiamo incontrati. Oggi siamo qua in piazza ancora una volta dopo mesi di proteste, perché vogliamo essere ascoltati una volta per tutte, vogliamo che venga messo in campo un serio piano di rientro che passi da investimenti per trasporti, per edilizia, per la sanità pubblica e che possa consentirci di tornare a scuola, perché al momento la didattica a distanza non è la soluzione. Non è la soluzione perché è una didattica inaccessibile per uno studente su 4 che ha portato dei tassi di dispersione scolastica altissimi che toccano quasi il 15%. E quindi oggi vogliamo ricostruire la scuola, vogliamo che siamo le studentesse e gli studenti a ricostruire la scuola e immaginare una riforma della scuola che possa garantire veramente il diritto allo studio a tutte e tutti e che possa immaginarsi veramente una riforma della didattica, della valutazione.
E quindi mentre il governo ci tratta come invisibili, il governo ci vuole lasciare a casa, noi invece siamo in piazza per ribadire che sono le studentesse e gli studenti a fare le scuole che attraversano e devono essere considerati la priorità di questo paese e protagonisti degli luoghi della formazione, che sono l'unico modo che abbiamo per uscire dalla crisi che stiamo vivendo. Voi siete studenti delle scuole superiori, in che maniera state vivendo questi giorni? Noi siamo studentesse delle scuole superiori, stiamo vivendo questo periodo di didattica a distanza sentendoci come all'ultimo posto della scala di priorità di questo paese, sentendoci non ascoltati, sentendoci appunto invisibili davanti a un governo che evidentemente non sta considerando la scuola come priorità. Parliamo di saldi, perché c'è ottimismo tra i negozianti proprio nel primo giorno di saldi, che è proprio oggi. Le scontistiche per ora vanno dal 20 al 50%. Siamo andati a vedere come stanno andando e come sono andate queste prime ore di svendite. Oggi iniziano i saldi, c'è movimento? Ma un leggero movimento c'è. Per il momento si spera per il meglio, essendo che comunque sia i tempi sono quelli che sono. Speriamo in una giornata positiva. Abbiamo appena aperto, quindi è un po' presto per dirlo. Speriamo, ce lo auguriamo. I clienti ne stanno approfittando? Ma qualcosina sì, è un po', si sta movimentando, è ancora presto. Per via Garibaldi la mattina è ancora dura, diciamo. E in questo momento no, ma è discorso solo di apertura. Credo che forse nel pomeriggio sicuramente arriveranno e nei prossimi giorni. Si riesce a smaltire la merce? Ma diciamo che comunque noi siamo positivi, quindi un giro di merce c'è, quindi speriamo per il bene, appunto. È quello che speriamo un po' tutti, quindi vedremo, insomma. Sicuramente l'anno non è dei più felici, però siamo positivi. Quali sono le scontistiche? Stiamo partendo con un 30%, ma abbiamo molti anche articoli al 50%, quindi cerchiamo di invogliare la clientela in questo momento. Noi da 20 a 50, quindi diamo un po' varie possibilità di acquisto con varie percentuali. Cosa si acquista di più? Ma allora, noi siamo un abbigliamento, quindi vanno molto i jeans, abiti, comunque sia c'è una vasta scelta da noi. Cappotti, perché comunque sia freddo ce n'è. Oggi partono i saldi, ne approfitterete? Sì, ne approfittiamo, anche perché comunque la convenienza c'è, perciò qualcosa in saldo, insomma. Qualcosa in saldo, vediamo di comprarlo, insomma. Abbiamo già acquistato qualcosa. Adesso cerchiamo qualcosa di conveniente e vediamo un po'. Sì, sono in giro a fare un po', a guardare i saldi in giro. Diciamo che chi non ha acquistato a Natale un po' approfitta ora, vedo infatti che tantissime cose che c'erano prima, ma poco poco un minimo di ritorno, non dico normalità, ma qualche attività un po' più estesa. Tutto bene comunque. Qual è una spesa media? Sui 100 euro. Almeno io mi sono fatto un piccolo budget sui 40-50 euro, giusto per comprare quelle cose di cui ho bisogno. Magari sarà un po' di più, però in generale è quello che voglio spendere. Ha trovato quello che cercava? Sono appena arrivata, ho appena iniziato. Adesso spero di sì, di trovare. Comunque troverò sicuramente. Parzialmente. Pensa che continuerete ad approfittare di questi saldi? Sì, ma senz'altro. Sì, se senz'altro. Ne approfittiamo, grazie. Possiamo anche sforare. Uncem chiede invece a governo e parlamentari di affrontare con massima urgenza la problematica dei rifugi alpini, che finora non hanno beneficiato di alcun intervento di sostegno. I rifugi, spiegano proprio da Uncem in una nota, non hanno beneficiato di ristori in quanto sono stati calcolati sul fatturato dei primi mesi del 2020, quando queste strutture non erano aperte o con flussi turistici ridotti. In altri casi non è stato possibile fare richiesta di bonus ristoranti o bar da parte dei gestori a causa di codici Ateco primari non rientranti in quelli beneficiari di sovvenzioni legate all'emergenza sanitaria. I rifugi erano inoltre esclusi dai potenziali beneficiari del bonus ristoranti, il contributo a fondo perduto per gli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimenti locali.
Un'anomalia grave, conclude UNCEM, stante il fortissimo radicamento territoriale di queste strutture che per tradizione e cultura utilizzano solo materiali locali nelle loro preparazioni. Il 2020 è stato un anno difficile, parliamo dei conti della Regione Piemonte. Andrea Tronzano, assessore al bilancio, ha illustrato i risultati ottenuti senza però aggravare il peso fiscale, riuscendo anche a contenere il disavanzo. Nel dettaglio l'intervista all'assessore. Con l'assessore Tronzano abbiamo l'occasione di vedere come è uscito il Piemonte da un difficilissimo anno, come sono i conti del Piemonte nel 2020. Sì, nel 2020 abbiamo avuto una drastica diminuzione di entrate, circa 200 milioni alla fine dell'anno, però nonostante questo siamo riusciti a continuare a vedere la riduzione del disavanzo, almeno 325 milioni. Un risultato importante perché vogliamo gravare sempre meno sulle generazioni future, quindi la nostra azione è improntata alla diminuzione del debito regionale che comunque rimane elevato. Voi avete detto di non aver fatto nuovi debiti e in più una riduzione delle tasse è stata comunque possibile. Come? Sì, in questo anno drammatico abbiamo usato tutte le risorse che avevamo a disposizione, tant'è che il 21 sarà un anno difficile perché dovremo rimborsare 555 milioni di mutui, cioè 130 più o meno in più del 2020. Però detto questo, nel 20 siamo riusciti a fare delle azioni importanti e quindi bonus riparti Piemonte, azioni a favore del sostegno al credito, abbiamo consentito ancora degli investimenti, abbiamo cercato di aiutare chi è rimasto indietro, quindi sugli affitti, sulla cassa integrazione per chi non era coperto da altri ammortizzatori sociali, quindi è stato un impegnativo che un po' nel 2021 si riverberà, ma cercheremo di fare le cose con prudenza ma con saggezza. 2021 è previsto un patto per il Piemonte. Sì, questo l'ha detto il Presidente Cirio, che sul recovery, sulla programmazione 21-27 sulla sanità cercheremo, come giusto che sia, con le nostre idee naturalmente dal punto di vista politico, ma come giusto che ci sia cercheremo condivisione sui temi fondamentali per il futuro del Piemonte dei prossimi 20-30 anni, quindi recovery, programmazione e sanità saranno oggetto di discussione, approfondimento e dibattito con tutte le associazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali, ma anche con le forze politiche di opposizione. Ieri nei turni di campionato, e naturalmente parliamo di sport, nel campionato è turno infrasettimanale, grande impresa della Juventus che vince 3-1 in casa del Milan capolista e si ripropone per lo scudetto. Torino invece a piccoli passi, cerca di uscire dai bassi fondi della classifica dopo il pareggio per 1-1 col Verona, vediamo. Epifania molto felice per la Juve che ieri non solo ha espugnato per 3-1 il campo del Milan capolista, ma anche ha avvicinato l'Inter sconfitta a Genova dalla Samp. La vittoria della Juve sul Milan è merito soprattutto della doppietta di Federico Chiesa, inframmezzata dal gol di Calabria e conclusa dal sigillo di McKennie. Adesso la Juve, con una partita in meno, dista 7-6 punti da Milan e Inter. Il Torino invece ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Hellas Verona, ottenendo il quarto risultato utile di fila ed agganciando il Parma al terzultimo posto. I veneti in vantaggio con uno splendido gol di De Marco a metà secondo tempo, ma a pochi minuti dalla fine in mischia il difensore brasiliano Bremer ha firmato l'1-1 finale. Adesso per il Toro due sfide contro il Milan, entrambe a San Siro. Sabato per la 17ª giornata di campionato, martedì per gli ottavi di Coppa Italia. È tempo di una breve pausa, torniamo subito dopo col nostro TG Monitor. Rieccoci in studio per la seconda parte del nostro telegiornale e abbiamo come ospite in un giorno particolare per il mondo della scuola proprio l'assessore regionale all'istruzione, ma anche al lavoro, alla formazione professionale, al diritto allo studio universitario, Elena Chiorino. Benvenuta assessore. Buongiorno. Grazie di essere qui in un giorno indubbiamente particolare, lo dicevo perché dopo l'Epifania si riprende la scuola riprende sì, no, forse. Tutte le vacanze di Natale sono state un po' animate da questa discussione. Siamo arrivati a una quadra però per pochi giorni, ecco, l'abbiamo già detto nella prima parte del TG, seconda, terza media, oltre alle primarie e scuola d'infanzia, la prima media sono tornati a scuola, per le superiori dobbiamo aspettare. Insomma, altre regioni si sono mosse in un altro modo, insomma, siamo un po' tutti in ordine sparso o sbaglio, assessore? Guardi, si cerca di fare il meglio andando a valutare la situazione territorio per territorio. Come ben sappiamo,
la pandemia ha una curva diversa su tutta Italia, ce l'ha anche diversa all'interno della stessa regione Piemonte. Abbiamo ritenuto che attendere il 18 per riportare anche le superiori in classe al 50% potesse essere una scelta prudenziale, per quanto molto molto sofferta, perché ovviamente l'obiettivo è quello di far tornare i ragazzi in classe in presenza, perché è lì che si garantisce appieno il diritto allo studio. Però stiamo lavorando per tenere la scuola in sicurezza e perché questo possa verificarsi, perché quando si riapre si possa riaprire e non avere una scuola a singhiozzo, che sarebbe più drammatico ancora. Abbiamo visto le diverse categorie, si è cercato di privilegiare per modo di dire, ma insomma di far andare almeno i più piccoli, no, a scuola, proprio per evitare che dimenticassero totalmente quell'aspetto della socializzazione, anche che è fondamentale in una fase di crescita. In realtà è fondamentale anche per gli adulti, e vediamo quante difficoltà anche a livello psicologico ci sono in questo momento, immaginiamoci per i bambini che stanno crescendo. Oh, è un problema serio del quale ci occupiamo tutti i giorni. Evidenzio, sono mamma di una ragazza che è all'ultimo anno delle scuole superiori, per cui non lo vedo anche in famiglia che cosa accade. Ed è proprio per questo che si è lavorato al progetto scuola, che prevede tamponi per docenti e studenti, che si è lavorato al potenziamento di tutti i mezzi, e per questo devo ringraziare tutti i miei colleghi di giunta, perché hanno tutti lavorato per far sì che la scuola possa tornare in presenza e tornare in sicurezza, perché riteniamo che i ragazzi, soprattutto della fascia delle scuole superiori, siano quelli che più di tutti hanno dovuto stringere i denti in questi mesi, ed è giusto poter restituire loro le migliori condizioni possibili per apprendere, per costruirsi il loro futuro e anche per continuare a socializzare, perché, come dice lei, è un'altra tematica delicata, importante e fondamentale per dei ragazzi che si stanno formando. Ecco. A suo parere, i più critici dicono: beh, ci sono stati mesi per provare a organizzarsi, perché siamo ancora qui a guardare di minuto in minuto che cosa può accadere? Questo, i più critici. Quelli magari un po' più attenti all'attualità dicono: beh, dipende ovviamente dall'evolversi dei contagi, dell'epidemia. Secondo lei si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso? Guardi, se ci fosse stato a livello nazionale una organizzazione più puntuale e seria, con accordi più precisi tra trasporti e istruzione, e rispetto anche a tante declinazioni e indicazioni del governo, sicuramente sì. Dopodiché c'è anche da dire, è vero anche questo, che l'andamento della curva non ha sostanzialmente uno storico, della curva pandemica non ha uno storico, e questo porta poi a delle declinazioni sui territori. Certo, l'organizzazione dei trasporti è stata ad esempio particolarmente complessa, proprio perché non c'è stato un intervento anche a livello nazionale che sia stato pragmatico e concreto sui territori, perché uno dei grandi temi è stato anche questo. Poi devo dire, in Piemonte, grazie a tutte le riunioni, gli incontri che si sono fatti anche nel corso del mese di dicembre, si è riusciti ad addivenire ad alcune soluzioni, ma non avendo comunque tutti gli strumenti che si sarebbero potuti rendere possibili a disposizione. Che cosa vi aspettavate dal governo su questo tema? Ci sono molti che ancora un po' ironizzano sui banchi a rotelle, non so se ce ne sono, quanti ne sono arrivati poi davvero in Piemonte, ma che cosa poteva fare di più il governo centrale, a suo parere? Guardi, come dicevo poc'anzi, è mancata la pragmaticità. Nel momento in cui parliamo dei banchi a rotelle, per fare l'esempio che cita lei, ma se, nel momento in cui si debbono mantenere delle distanze, perché questo diventa importante,
Col Banco Rotelle si va esattamente al contrario di quello che si dice, perché è bene avere un tavolo fisso in un certo punto e non un banco con le rotelle che si sposta molto più facilmente, che tra l'altro diventa eventualmente pericoloso per i bambini più piccoli perché si appoggiano male, si spostano, eccetera. Cioè si è pensato ai massimi sistemi senza andare a declinarlo poi in quella che è la realtà. Detto questo, possiamo dire che le nostre scuole sono sicure, perché si è visto che il contagio non è all'interno della scuola, o quantomeno è fortemente ridotto rispetto ad altri luoghi di contagio. Quindi questo vuol dire che le nostre scuole si sono comunque attrezzate bene, ma se fossero partite maggiori convenzioni per avere spazi più ampi, e soprattutto io torno sul tema dei trasporti, perché è questo che sta penalizzando tantissimo anche i ragazzi delle scuole superiori, si sarebbe potuto di certo riuscire a fronteggiare tutto molto meglio di come è stato fatto. Dopodiché è il tempo del fare, e la Regione Piemonte in questo ha cercato di lavorare nella direzione di garantire salute e diritto allo studio, e col piano scuola che sta partendo, che abbiamo intenzione col tempo di anche andare a potenziare rispetto ai primi risultati che avremo, perché questo è un progetto sperimentale, stiamo cercando appunto di fare in modo, perché è vero che le scuole sono state chiuse, che devono riaprire al meglio, ma la cosa più dannosa sarebbe aprire una settimana e poi tenere di nuovo chiuso. L'obiettivo è quello di aprire e aprire definitivamente. Noi ci stiamo provando e stiamo mettendo in campo tutte le risorse di cui siamo capaci. Ecco, quindi indicativamente dicevamo da metà gennaio poi dovrebbero, speriamo, andare anche i ragazzi alle superiori. Proprio oggi c'era anche una manifestazione proprio anche davanti alla regione, no? Con dei ragazzi delle scuole superiori che dicevano vogliamo tornare a scuola. E, beh, insomma, è anche un bel segnale, no? In qualche modo, che i ragazzi chiedano di tornare a scuola. Guardi, penso che siano le prime manifestazioni, quantomeno in Italia, di ragazzi che chiedono di poter tornare in classe, che manifestano per questo. Di solito si manifesta, come si suol dire, bucando la scuola. Oggi si manifesta per poter tornare a scuola. È sicuramente un bel segnale, noi siamo particolarmente sensibili e attenti, e tutta la giunta regionale è focalizzata per venire incontro a quello che è un loro diritto, quindi nemmeno una loro richiesta. Hanno ragione, punto, non c'è altro da dire, c'è da tornare in classe. Io, guardi, sono anche resto anche molto amareggiata quando sento dire che i ragazzi sono la causa del contagio. Anche in questo caso vorrei spezzare una lancia a loro favore. Io penso che i ragazzi siano invece, se responsabilizzati, spiegando loro quali sono le regole, hanno patito anche così tanto in questi mesi che possono insegnarle loro a noi, e sono sicura che le metteranno in pratica tutte. Noi dobbiamo metterli nelle condizioni di potercelo dimostrare, ammesso che ci sia bisogno che loro dimostrino qualcosa. Quindi insomma speriamo a metà gennaio, lei che mi dice? Lo so che è difficile anticipare perché non ha la sfera di cristallo e tutti i giorni arrivano di tante crisi i numeri, e ovviamente non li ha neanche lei quelli che sono relativi al futuro, però che cosa si può aspettare, che cosa ci possiamo aspettare a suo parere? Guardi, io voglio essere ottimista e fiduciosa, e spero davvero che il 18 si possa ripartire al 50% e poi man mano incrementare fino ad arrivare a presenza piena, perché è davvero tanto importante. Io penso che i docenti davvero abbiano fatto degli sforzi immensi per garantire la qualità della scuola anche usando la didattica a distanza. Più di così penso che non possano fare. La differenza la fa proprio essere in classe, essere tutti insieme, poter vedere, cogliere gli sguardi, avere un dibattito che non è quello mediato da un video, e quindi, come diciamo prima, anche la socialità che serve ai ragazzi per crescere. Tutto questo è al centro di ogni azione della sottoscritta e della giunta, perché vogliamo riportare i ragazzi in classe. Speriamo che sia il 18, su questo ci stiamo lavorando, questo è l'obiettivo e cerchiamo di perseguirlo ogni giorno, in ogni momento.
Grazie, grazie allora all'assessore Chiorino. Peraltro lei lo diceva all'inizio, anche la delega importantissima al lavoro tra crisi aziendale. Ci risentiremo molto se lei vorrà essere nostro ospite nuovamente nelle prossime, nel futuro, perché sappiamo che la situazione è molto difficile anche su quell'aspetto. Le auguriamo un buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori, sì, per il bene del Piemonte, come è giusto che sia. Grazie assessore. Grazie, grazie a tutti voi e buona scuola ai ragazzi. Buona scuola. Adesso noi vi mostriamo le previsioni del tempo e poi si continua con i programmi di GRP. A presto. Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, banchi di nebbia in parziale sollevamento. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, in pianura, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.